In concomitanza con il 50° anniversario, questa mattina è stato organizzato anche un incontro dal titolo Disagio come opportunità, reso possibile grazie alla collaborazione del docente di filosofia e storia del King, Angelo Vita. A relazionare è stato lo psichiatra e psicoterapeuta Mariano Lo Iacono, presidente della Fondazione Nuova Specie. E il disagio storicamente viene visto come malattia. Termine malattia da male habitus, l'etimologia significa avere l'abito del male. Io non ci ho mai creduto a questo punto di vista, anche perché il disagio diffuso indica una categoria così per interpretare lo star male di oggi che interessa anche gli adulti, le istituzioni. E quindi il disagio diffuso ho un po' introdotto io tanti anni fa, proprio per interpretare tutto ciò che sta avvenendo, che è iniziato con i giovani da metà degli anni 50, metà degli anni 80 e poi è diventato disagio diffuso, coinvolgendo sia gli adulti che le istituzioni. Ci può essere da un attacco di panico, essere annoiati, sensi di angoscia, poi le soluzioni che possono essere nelle dipendenze di vario tipo. Oggi trovo i giovani, è molto quello anche del virtuale, e, diciamo, ma poi si può andare anche in forme di depressione, di dismaturità, non sapere, oggi mi piace una cosa e domani l'opposto, fino a forme di frantumazioni che poi i psichiatri, i miei colleghi, li chiamano psicosi, schizofrenie, che in realtà sono un trend unico, fino ad arrivare a suicidi e omicidi, che oggi sono molto aumentati. Oggi i fatti di cronaca ci colpiscono perché riguardano, non so, dei valori a cui eravamo abituati nella cultura contadina, cioè una madre che può uccidere un figlio, mentre per noi era l'opposto, la madre protegge il figlio per tutta la vita. Ecco, abbiamo parlato di disagio. In che modo si possono aiutare i giovani, appunto le scolaresche, a prevenire o curare queste forme di disagio? Beh, innanzitutto quando ho detto disagio diffuso, quando l'istituzione della scuola oggi è in crisi, non bisogna vedere i giovani che possono fare la scuola, come si dovrebbe rinnovare. La scuola è datata come la Chiesa, cioè i punti di vista precedenti che hanno retto la società contadina adesso sono in crisi. Qui è difficile dire solo i giovani, la scuola dovrebbe rinnovarsi. Per esempio, noi come fondazione abbiamo proprio dei gruppi di scuole globale, c'è cioè una ottica meno parziale di quelle che poi sono la didattica corrente, che spesso è anche nozionistica, si ferma su aspetti molto anche distanti dalla vita. Abbiamo pensato di entrare all'interno della scuola perché il disagio soprattutto coinvolge e interessa i ragazzi. Siccome la scuola lo vive, questo disagio in maniera forte lo vive, ma non lo esprime anche a livello didattico, non lo esprime. Pertanto vorremmo che entrasse nella didattica delle scuole, di tutte le scuole, soprattutto diciamo le superiori. Entrasse un'idea in cui il disagio non venga visto come un ostacolo, un problema da delegare, che so io, alla psichiatria, da delegare agli esperti, da delegare allo psicoterapeuta, ma deve essere un'occasione per fare un bilancio delle cose che non vanno e delle cose che possono andare. Siccome abbiamo anche una storia che non è una storia breve, è una storia molto lunga, è una storia di filosofia, è una storia di religione, è una storia di letteratura, che noi la potremmo anche utilizzare per migliorare la qualità della vita dei nostri ragazzi, perché a volte non ci vuole molto per superare quelli che sembrano ostacoli irreversibili, insuperabili. Basta cambiare punto di vista. Ora, cambiare punto di vista rispetto alla vita significa anche cambiare meccanismi, cambiare modalità di stare in relazione con se stessi, in relazione con la famiglia, in relazione con diciamo, con gli amici, in relazione con i compagni di scuola. Questo che sembra una cosa semplice, di fatto è davvero semplice, però noi ce la complichiamo perché non c'è più quel tipo di società che noi avevamo anche 50 anni fa, che era la società organica dove la famiglia era allargata. Ora la famiglia non è più allargata, la famiglia è isolata. La famiglia isolata è una famiglia che fa esplodere le contraddizioni. Vedete quello che succede, che so io, in provincia di Latina, no? Ma non solo in provincia di Latina, quello è la punta dell'iceberg. Quello che c'è nelle nostre famiglie
è proprio l'isolamento e la solitudine, è una violenza forte che si accanisce contro gli affetti. Vuol dire che qualcosa non va. Anche questa è una forma di disagio, è un disagio che è familiare, è un disagio che c'è all'interno della scuola e quindi c'è anche in ogni istituzione, persino in medicina, ovunque c'è questo disagio. Che cosa facciamo per? E noi stiamo dicendo: ora ci muoviamo per fare qualche cosa di serio. Io per esempio, per l'esperienza che sto facendo qua al liceo scientifico, ho cercato di piegare, ma davvero piegare significa modellare, significa dare forma anche alla filosofia, per dire che la dobbiamo piegare alla vita dei nostri ragazzi. Se così non facciamo vuol dire che abbiamo fallito, e io credo che c'è bisogno ora una ulteriore spinta per dare di più, per fare di più e per crederci che tutto può migliorare se noi stessi miglioriamo, perché quello che non va è quello che non va a noi, dentro di noi. Quindi dobbiamo cercare questa spinta. Questa spinta si fa in rete, si fa insieme. Se c'è qualcuno che pensa io sono bravo, io ce la faccio, io il problema lo risolvo, già ha fallito partendo. Questo non parte mai. Per riuscire a partire bisogna stare insieme, da soli non si può, e questo è il richiamo che vorremmo oggi che passasse tra i ragazzi, che già è passato veramente nelle aule, nelle classi che io frequento, dove io insegno, e che oggi deve essere un messaggio, il primo messaggio a livello, diciamo così, regionale, che possa avere anche una continuità. E noi come Fondazione Nuova Specie, perché io sono anche referente regionale, vogliamo essere punto di riferimento per chi ha il coraggio di dire: io sto male, voglio cambiare modalità di stare nel mondo.